Festival Sportivo di Argenta. Abbiamo fatto visita alla Cestistica Argenta per un servizio dedicato alla categoria mini basket, il servizio di Francesco Chiari. Loro vengono soprattutto per il divertimento, per il gioco. Per loro questo non è ancora uno sport, a parte diciamo quelli di quarta elementare, terza, quarta e quinta elementare, quelli di prima e seconda per loro è un gioco, è uno stare assieme ai compagni. Più grandini invece cominciano già a sentire l'agonismo, le partite, infatti per loro facciamo anche dei campionati provinciali, quindi si divertono anche giocando, cercando, sperimentando anche la sconfitta, la vittoria, quello che può voler dire la partita. Per i piccolini invece gioco allo stato puro e basta. Ho iniziato a giocare a basket l'anno scorso e ho iniziato a giocare a basket perché mi era uno sport che non avevo ancora fatto e mi è piaciuto. Presso la palestra Aquarium si tengono diversi corsi di arti marziali. Questo mese abbiamo documentato per voi il karate, il servizio di Andrea Trevisani. Il karate nasce come un'arte marziale. Nasce come una filosofia, una cultura, è stato importato in Occidente già nell'inizio degli anni 60, ha una tradizione storica lunghissima, chiaramente ha subito molte modificazioni. Uno deve praticare l'arte marziale non perché acquisisce un grado, perché gli piace, perché quando ha finito la sua ora di allenamento sta meglio rispetto a prima. Dopo, se proprio vogliamo parlare di tappe, sicuramente ce ne sono. Generalmente la cintura nera è una tappa, perché la cintura nera anche nell'immaginario collettivo, un'altra tappa può essere quella dell'insegnamento, che è un altro tipo di percorso ancora. È un percorso individuale. Anche il seguire un maestro è importante, ma è comunque un percorso individuale, è un percorso di crescita per conoscere se stessi fondamentalmente. Vi presentiamo ora le squadre Under 16 e Under 18 della Pallavolo Argenta nel servizio di Andrea Trevisani. Io sono Sara Minghini, sono il secondo allenatore di questo gruppo di Under 16 che quest'anno ha affrontato un campionato di Under 16 e un campionato di seconda divisione. Si tratta di un gruppo che è rimasto lo stesso nel corso degli anni, sono già 3 anni che questo gruppo si allena insieme. È un gruppo unito che ha dato molte soddisfazioni, soprattutto quest'anno nel loro campionato di categoria, che è il campionato di Under 16. Nel 18 abbiamo fatto il campionato, abbiamo terminato, abbiamo lavorato bene all'inizio e poi c'è stato un calo anche lì dovuto al fatto che poi le ragazze facevano l'allenamento con la prima divisione e l'Under 18, per cui era un po' difficile metterle assieme. Le ragazze vogliono fare sport, vedo che hanno c'è questa grossa aspettativa dalla società e da questo sport che è in evoluzione, perché non dimentichiamoci che siamo campioni del mondo, insomma, di pallavolo femminile. Siamo tornati al circolo ippico argentano per il resoconto delle gare di febbraio. Il servizio di Andrea Trevisani e Francesco Chiari. Quest'anno abbiamo fatto tutte le gare nazionali a Cervia, al Gesi di Bologna, con ottimo risultato della BP 60 con i debuttanti fino a 1,30 m, 1,35 m con i cavalieri di secondo grado. Per il momento stiamo andando veramente bene con tutti i nostri ragazzi. Abbiamo partecipato a un nazionale pony che fa parte di un circuito base della FISE che serve per selezionare i ragazzi che montano pony per le gare più importanti. Noi abbiamo presentato 5 bambine e di queste una era debuttante, Elena Mazzanti, ha fatto il suo debutto con un pony che si chiama Gulliver e ha fatto per 3 giorni 3 serie, è sempre arrivata prima ex aequo insieme alle altre. Poi abbiamo avuto Nicolò Giambrocono che ha partecipato con il suo pony Sea Biscuit e ha ottenuto in 3 giorni un secondo, un terzo e un quinto posto. Ha partecipato anche Valeria Taddia e Beatrice Marani ed Elisabetta Montanari. Si sono qualificate tutte bene perché comunque hanno concluso i loro percorsi con 0 penalità. Ecco a voi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell'Argentana Calcio, il servizio di Andrea Trevisani e Giacomo Bolognesi. La prima squadra ha avuto diciamo qualche passaggio a vuoto, comunque proprio domenica scorsa si è ripreso con una bella vittoria esterna.
Direi che sta più o meno mantenendo gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio della stagione, e quindi crediamo questi obiettivi di riuscire poi a perseguirli e ad ottenerli. Il settore giovanile invece sta andando molto bene, con alcune squadre che si stanno facendo, diciamo, onore nei vari campionati. Siamo in testa in un campionato giovanissimi in Romagna, siamo terzi in un girone allievi regionale, molto impegnativo. È stato un mese pesante, nel senso che abbiamo subito 3 sconfitte. Poi siamo andati, dopo 3 sconfitte consecutive, a giocare in casa dello Scott 2M, che è una squadra che in casa le aveva vinte tutte, tranne una volta che aveva pareggiato, e lì abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto 2-0, e quindi ci siamo rimessi in carreggiata. Il ritorno abbiamo avuto più problemi che all'andata dal punto di vista degli infortuni. Questa era l'ultima notizia, non resta altro che salutarci e darvi appuntamento alla prossima edizione.